Buon inizio di settimana e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Teleradio Canicattì. Apriamo con la cronaca perché ci sono novità per quanto riguarda la strage di Capaci. Una donna avrebbe preso parte alla strage. Tracce genetiche di una persona di sesso femminile infatti sono state trovate sui reperti sequestrati sul luogo dell'eccidio in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. I particolari. Tracce genetiche riconducibili a una persona di sesso femminile sarebbero state accertate su alcuni reperti recuperati dalla polizia scientifica nei pressi del luogo dove avvenne la strage di Capaci, che costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e a 3 agenti della scorta. L'indiscrezione confermerebbe la presenza di una donna nel teatro dell'attentato. I reperti 4A e 4B sono 2 guanti in lattice che vennero trovati a 63 metri dal cratere provocato dall'esplosione, assieme a una torcia e un tubetto di mastice. I magistrati della procura di Caltanissetta, che conducono le indagini sulla strage, li hanno affidati a uno dei maggiori esperti del settore, il professor Nicola Resta, docente di genetica medica dell'Università di Bari, che è giunto a queste conclusioni. Dai guanti in lattice il perito ha estrapolato i codici genetici di almeno altri 3 individui, dove però la componente femminile attribuibile a uno o più soggetti di sesso femminile risulta essere maggiormente rappresentata. La consulenza adesso agli atti del processo bis per la strage di Capaci. Il procuratore di Caltanissetta, Amedeo Bertone, che conduce le indagini con gli aggiunti Lia Sava, Gabriele Pace e con il pubblico ministero Stefano Luciani, ha disposto ulteriori accertamenti. Abbiamo in programma un fitto calendario di cose da fare, ha dichiarato il magistrato. Una presunta madame nigeriana di 21 anni e un suo collaboratore, un nigeriano di 17 anni, che farebbero parte di una banda internazionale che gestisce l'avvio della prostituzione di minorenni connazionali giunte in Italia con sbarchi di migranti, sono stati fermati dalla polizia su disposizione della procura distrettuale per i minorenni di Catania. I reati ipotizzati sono la tratta di persone e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con le aggravanti della transnazionalità del reato e di aver agito in danno di minori per sfruttarne la prostituzione. Al centro delle 2 inchieste avviate dalla squadra mobile della questura di Catania e anche da quelle di Caltanissetta, dopo l'ascolto di una ragazza di 16 anni che era sbarcata il 14 luglio del 2017 con altri 1422 migranti dalla nave della Guardia Costiera Ubaldo Diciotti, la ragazza aveva lasciato la famiglia in Nigeria dopo essere stata sottoposta al rito Juju. Prima la protesta decisamente accesa di un consistente numero di tunisini allarmati dall'eventualità del loro rimpatrio, poi la rissa fra migranti che si è sviluppata all'interno dell'hotspot di Contrada Imbriacola a Lampedusa e 2 tunisini finiti a causa delle ferite riportate nello scontro al poliambulatorio dell'isola. Una rissa che sarebbe riconducibile non al ventilato rimpatrio ma a nient'altro che a delle sigarette prestate da un migrante ad un altro e poi a quanto pare non restituite, nemmeno su esplicita e per niente diplomatica richiesta. Sono ore decisamente convulse per i poliziotti della squadra mobile che 365 giorni all'anno si occupano anche dell'hotspot di Lampedusa. Gli agenti hanno avviato le indagini e stanno cercando adesso naturalmente di fare chiarezza. I 2 fatti che si sono verificati nel giro di neanche 12 ore sembrerebbero però, e con un certo margine di certezza, non collegabili tra di loro. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Palermo hanno eseguito una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti dell'ex vice direttore dell'INAIL di Palermo ed ex direttore dell'INAIL di Termini Imerese Giuseppe Lamantia, accusato di avere consentito illecitamente il rilascio di documenti di regolarità contributiva, i cosiddetti DURC, a favore di diversi imprenditori in cambio di mazzette. Il provvedimento emesso dal Tribunale su richiesta della Procura è stato eseguito dalla Fiamme Gialle del GICO, che hanno sequestrato al funzionario immobili e conti correnti per 516.000 euro. Si tratta di un sequestro per equivalente. Le indagini hanno accertato la fitta rete di complicità tra la Mantia e le imprese che, nonostante ricorressero impedimenti come cartelle esattoriali non pagate, ricevevano le certificazioni di regolarità contributiva.
Sono entrati attraverso una finestra, hanno messo tutto a soqquadro e hanno portato via oggetti in oro per svariate migliaia di euro. La polizia di Agrigento si è precipitato sul posto, adesso indaga. Il colpo è stato messo a segno in una villetta di via Cavalieri Magazzeni a San Leone. I ladri sono riusciti ad agire indisturbati per l'assenza del proprietario dell'immobile. Non ci sono testimoni dell'accaduto. Per porre fine ai continui danneggiamenti e ai furti di prodotti agricoli del suo podere, un contadino di Gela aveva pensato di appostarsi di notte per scoprire i ladri, ma non aveva previsto che i malviventi potevano essere armati. La notte scorsa, infatti, appena arrivati sul posto, lo hanno visto e nel darsi alla fuga gli hanno anche sparato un colpo di pistola ferendolo alla gamba destra. L'agricoltore ferito si chiama Rocco Cauchi, ha 40 anni. È stato ricoverato all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sono gravi, una denuncia è stata presentata ai carabinieri. Incidente stradale ieri pomeriggio in corso Miraglia alla Perriera Sciacca. Un anziano stava attraversando la strada quando è stato investito da uno scooter che avanzava verso la rotonda. L'uomo è stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni sarebbero gravi. Anche il centauro è stato trasportato al Giovanni Paolo II. Sul posto i mezzi di soccorso e la polizia municipale di Sciacca per i rilievi di rito. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. I difensori del ginecologo originario di Racalmuto, primario a Villa Sofia Cervello, Biagio Adile, dal 2 novembre ristretto agli arresti domiciliari per presunta violenza sessuale a danno di una giovane tunisina di 28 anni, hanno proposto al Tribunale della Libertà la richiesta di riesame contro la custodia cautelare nei confronti del loro assistito. Gli avvocati Antonino Agnello e Andrea Treppiedi invocano l'annullamento dell'ordinanza per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Gli stessi difensori spiegano la censura si fonda sull'oggettiva circostanza che mancanza del sequestro del telefono cellulare con il quale si asserisce essere stata compiuta la registrazione video audio si è verificata una irreparabile lesione del diritto di difesa perché ci si ritrova nell'assoluta impossibilità di poter eseguire sullo stesso cellulare ogni opportuna verifica. D'altra parte nessun elemento esiste che possa ricondurre ad Adile tale registrazione stante che egli non compare mai in essa né mai viene nominato. Cambiamo argomento, i contribuenti che hanno subito gli errori di calcolo sull'applicazione della Tari da parte dei comuni potranno chiedere il rimborso. Cosa potrebbe accadere al comune di Canicattì in questo caso? Vediamo i dettagli. È sempre più caos sul fronte della Tari, la tariffa che i cittadini pagano per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Una situazione che non consente di conoscere con esattezza quante e quali amministrazioni si siano rese protagoniste di errori nella determinazione della Tari, alimentando un clima di incertezza tra i cittadini. Il caos Tari rischia di chiamare i contribuenti che finora hanno pagato il giusto a dover rimettere mano al portafoglio per conguagliare le loro bollette alla luce dei rimborsi che potranno scattare per coloro che hanno pagato più del dovuto. Il caso nasce dal fatto che in alcuni comuni, per ogni pertinenza, cantine, box, solai, è stata conteggiata la quota variabile della tassa sui rifiuti, con l'effetto di appesantire indebitamente la bolletta complessiva. La formula corretta prevede infatti che la quota variabile si applichi una sola volta per ogni abitazione, comprese le pertinenze. Chiediamo ai 400 comuni siciliani di pubblicare entro 48 ore da oggi sui propri siti internet le modalità di calcolo della tassa dei rifiuti applicate sul proprio territorio, afferma Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons, ciò al fine di determinare con esattezza quali amministrazioni abbiano interpretato in modo errato le norme e consentire agli utenti di ottenere rimborsi per le maggiori somme pagate. Rimborsi che, prosegue Tanasi, dovranno essere automatici e non su richiesta dei residenti, applicabili anche attraverso sconti sulle prossime bollette della Tari e comprensivi di interesse legali alla data del pagamento della tassa ad oggi. In caso contrario, avverte il Codacons, che pubblicherà sul proprio sito web le istruzioni utili ai cittadini per verificare la correttezza della tassa dei rifiuti pagata negli ultimi anni, sarà inevitabile una miriade di ricorsi promossi dal Codacons contro le amministrazioni comunali responsabili di errori. La questione è molto tecnica, ma è bene ricordare che la Tari non è uno strumento col quale i sindaci fanno cassa. Ogni anno, infatti, l'ente determina un piano di costo per lo smaltimento dei rifiuti. Supponiamo che un comune stimi di dover spendere 100 euro per il servizio di smaltimento nel 2018, dovrà modulare la tassa tra i suoi contribuenti in modo da coprire quel costo. Avendo ora scoperto che in alcuni in passato hanno pagato più del dovuto e avranno diritto a un rimborso, il comune avrà sempre 100 alla voce del costo del servizio, ma qualcosa di meno di incassi relativi.
Individuata e sequestrata a Comiso una discarica abusiva di 5.000 metri quadrati, i carabinieri di Vittoria hanno effettuato controlli per prevenire e reprimere reati di natura ambientale legati al fenomeno delle fumarole. In alcuni terreni agricoli sono state trovate discariche per lo smaltimento illecito di rifiuti con la combustione di plastica, per scarti di coltivazioni serricole con relative ceneri e residui. In particolare i militari hanno concentrato la loro attenzione su alcuni terreni situati in contrada Bosco Rotondo e dopo averla monitorata per diversi giorni anche con servizi notturni è scattato il blitz durante il quale sono stati rinvenuti numerosi e consistenti cumuli di rifiuti per svariate tonnellate. Tra i materiali trovati ci sono inerti, materiale plastico e rifiuti organici di ogni genere. Inoltre sono stati scoperti appezzamenti di superfici interessate dalla combustione di materiale plastico e delle relativi ceneri che non sono stati smaltiti regolarmente. È stato denunciato a Piede Libero il proprietario del fondo agricolo, un uomo di 56 anni che dovrà rispondere dei reati di abbandono, combustione, smaltimento illecito di rifiuti speciali con emissioni diffuse in atmosfera di polveri. Riprendiamo il telegiornale, nuovo programma di interventi da parte dell'amministrazione comunale di Canicattì per la pulizia della città. Vediamo. È partita la campagna di spazzamento programmato e periodico delle vie cittadine di Canicattì. Il piano sperimentale delle attività interesserà in prima battuta le zone della città situate a monte e a valle della via Regione Siciliana e Barone Lombardo, per poi estendersi nel prossimo futuro a tutta l'area urbana. Per effettuare questi interventi di pulizia più marcata verranno impegnate due spazzatrici della società Dell'Ambiente. Per poter eseguire il corretto svolgimento delle attività è stato disposto, con ordinanza del sindaco Ettore Di Ventura, che dalle 5.30 alle 8.30, comunque fino alla conclusione della pulizia delle strade, venga rispettato il divieto alla circolazione stradale e la sosta su ambo i lati con rimozione forzata nelle zone stabilite. Gli agenti della Polizia Municipale e le forze di polizia sono stati incaricati di vigilare su eventuali trasgressioni che verranno perseguite secondo i termini di legge. Questo è il programma delle attività così calendarizzato. Tutti i sabati feriali dell'anno le strade interessate sono la via Toscana, via Caltanissetta, via Piemonte, via Friuli, via Umbria, via Puglia, via Kennedy, via Palermo, via Brescia, via Lombardia, via Boccaccio, via Paolo VI, via Barone Lombardo e via Corsello. Tutti i lunedì feriali dell'anno le vie interessate allo spazzamento programmato sono la via Marche, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Pescara, via Regione Siciliana, via Lazio, Lecce, Sardegna, Gucciardini, via Borsi, via Nuoro, via Lamalfa, via Galvarigi, via Musco, Matteotti, Lenin, Allende e Maria Burgio. Invitiamo i cittadini a fornire la massima collaborazione, ha affermato il sindaco Ettore Di Ventura. Il piano programmato, quando sarà a pieno regime, vedrà la città suddivisa in 8 macro aree. In tutte verrà eseguito lo spazzamento meccanico, tranne che nella zona di Borgarino, in cui, vista la piccola struttura della rete viaria, sarà effettuato lo spazzamento manuale. Siamo fiduciosi che dopo un primo momento di naturale assestamento i risultati saranno ben visibili, apprezzabili e apprezzati. Si tratta di un'operazione già preventivata da tempo, commenta l'assessore all'igiene urbana Umberto Palermo, che prevede una pulizia più accurata della nostra città. Vogliamo dare un segnale importante ai nostri concittadini con la finalità di avvicinare Canicattì alle cittadine del nord Italia. Il comune di Canicattì ha attivato la procedura per la nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2018-2021, la scadenza è per il prossimo 27 novembre. I tre componenti dell'organo di revisione contabile verranno scelti tramite sorteggio pubblico in seduta consiliare tra i professionisti residenti in Sicilia iscritti nel registro dei revisori legali, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili tra coloro che sono in possesso di specifici requisiti richiesti per la tipologia dell'ente, tra questi l'iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Al comune di Licata il commissario Maragazza Brandara ha lanciato un appello ai commercianti della città a denunciare le estorsioni e quindi a procedere alla lotta contro il racket, contro l'usura, due strumenti che oltre a pesare sul tessuto economico e sociale permettono alla criminalità organizzata di mantenere il controllo sul territorio. A tal proposito il commissario Brandara, sì, dalla sua prima esperienza fatta alla guida dell'amministrazione comunale di Licata nel periodo dal
dicembre 2014 a giugno del 2015 si è attivata con l'obiettivo di mettere a disposizione degli operatori economici locali, siano essi esercenti attività quindi imprenditoriale, commerciale, artigianale o liberi professionisti, un regolamento per il riconoscimento di agevolazione sui tributi locali in favore delle vittime di attività estorsive dell'usura. Il regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera dell'8 settembre 2015. Questo strumento, fortemente voluto dalla sottoscritta, dichiara il commissario Margazza Brandara, costituisce un incentivo per spronare la coscienza civica di ognuno a difendere i propri diritti nel segno della legalità, nel rispetto delle leggi e mediante ricorso agli organi inquirenti. A Racalmuto la lista Borsellino ringrazia il sindaco Emilio Messana per aver raccolto l'invito che ripetutamente in questi ultimi 9 mesi gli è stato rivolto dal gruppo dei propri consiglieri comunali, cioè quello di aprire tanto alle forze politiche presenti in consiglio quanto a quelle rimaste fuori alle ultime elezioni. Trincerarsi dietro alle proprie coalizioni politiche non porta da nessuna parte, si legge in una nota del gruppo lista Borsellino. La leadership condivisa è l'unica chiave di successo. Dopo la sfiducia, noi abbiamo inaugurato questo nuovo modello di governo. I traguardi finora raggiunti sono già tanti, ma Racalmuto attende altre importanti risposte. Fondamentale in questi mesi la collaborazione e la condivisione delle scelte amministrative tra la Giunta e i due gruppi di riferimento politici del PD e della lista Borsellino, ma il braccio di ferro in Consiglio Comunale rischia di danneggiare pesantemente i cittadini. Le abbondanti piogge cadute nelle ultime 48 ore in Sicilia hanno fatto scattare a Gela, in un territorio dove c'è sempre crisi idrica, l'allarme dighe negli invasi comunelli e disueri. Per motivi di sicurezza sono state avviate manovre di alleggerimento mediante lo scarico a mare dell'acqua in eccesso. I tecnici del settore lavori pubblici del comune, addetti alla protezione civile e alla polizia municipale, stanno circoscrivendo le aree interessate a possibili onde di piena o esondazioni dei canali di scarico per interdirle al traffico veicolare. Con la ripresa dell'anno scolastico, Girgenti Acque ha dato avvio a nuovi percorsi di alternanza scuola-lavoro. A seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, sono 7 gli studenti che hanno manifestato l'interesse di partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro con la società idrica ed hanno avviato ben 3 percorsi in parallelo con 3 istituti diversi della provincia di Agrigento: il Fermi di Aragona, il Fermi di Licata e il Foderà di Agrigento. Adesso è la volta dei ragazzi provenienti dall'Istituto di Istruzione Superiore Odierna di Palma di Montechiaro ad indirizzo informatico, che insieme ad alcuni alunni del Fermi di Aragona con indirizzo elettromeccanico seguiranno un percorso di alternanza scuola-lavoro focalizzato sui sistemi informatici. Uno stage antibullismo si è svolto ieri al palazzetto dello sport di Canicattì su iniziativa dello staff della Kia Karate del maestro Giardina. Vediamo. Uno stage per dire no al bullismo, perché il karate è soprattutto una cura contro il bullismo. Sì, ieri abbiamo fatto una bellissima manifestazione di arti marziali, non solo di karate, ma diverse discipline come il jiu-jitsu, Shotokan, la lotta del bastone, diverse discipline, tutti dedicate contro il bullismo. Abbiamo diviso gli atleti in diverse fasce d'età. Con i piccolini abbiamo iniziato con dei circuiti propedeutici, poi man mano salendo con l'età delle tecniche più elaborate, sempre sulla difesa personale. Qual è, diciamo, la teoria, ecco, dell'arte marziale? Spesso, insomma, si usa l'arte marziale per essere più forti, insomma, per sapersi difendere, invece, ecco, è una disciplina che innanzitutto regolamenta quello che è il proprio corpo, l'equilibrio con il proprio corpo. Sì, le arti marziali, principalmente il karate, perché io faccio karate da tanti anni, il karate una volta veniva praticato solo come arte marziale, per eliminare l'avversario in caso di emergenza, di combattimento. Mentre dopo la seconda guerra mondiale il karate, c'è stata, diciamo, una spaccatura a livello mondiale, c'è chi lo fa ancora come arte marziale, c'è chi lo fa come disciplina sportiva.
Ecco, a Canicattì c'è grande fermento, ci sono tanti bambini insomma, che si avvicinano a questo mondo e naturalmente voi li accogliete insegnando loro quelli che sono diversi insomma, schemi in base a quella che è la disciplina che voi di più usate. E, come viene recepito in una società insomma, dove i bambini sono sempre diciamo, distratti dai videogiochi invece questa disciplina? Sì, nella nostra scuola noi prima di tutto insegniamo delle regole basate sulla disciplina e il rispetto, delle regole antibullismo che sono quelle, diciamo, rispecchiano quelle dell'etica, di avere un comportamento corretto verso se stessi e verso gli altri. E come Maestro Giardino, lei ne ha visti passare di giovani in tutta la sua esperienza, cosa è cambiato rispetto al passato quando arrivava un ragazzino insomma, da lei e quelli che adesso vede arrivare insomma, invece nella scuola del Maestro Giardino? I bambini normalmente vengono in palestra per... che vedono questi film di fare karate, saltare cose... E loro pensano che devono fare la stessa cosa, però è sbagliato perché i bambini che arrivano là, prima si devono condizionare il fisico, dopo noi facciamo delle cose che non devono mai usare agli altri bambini, principalmente fisicamente, principalmente di portare il bambino sano, sano in senso di mentale e fisicamente, di non essere bullo. Si può fare che il bambino viene in palestra che c'è un'idea di fare il bullo, dopo tanti mesi cambia atteggiamento, filosofia e via di seguito. Questo sta nella bravura comunque dell'istruttore? Ma principalmente sì, se l'istruttore non è bravo non fa niente. Non riesce a questo obiettivo? No, assolutamente. Si svolgerà domani alle 10 presso l'auditorium dell'Istituto Comprensivo Manzoni di Ravanusa l'incontro della comunità scolastica cittadina con Flavio Lotti, direttore del coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, che ha accolto l'invito del dirigente. Sport sempre più buio per l'Agragas, che perde per 2-0 in Puglia in casa della Virtus Francavilla, allenata dal palermitano Gaetano D'Agostino. La squadra di Raffaele Di Napoli è sempre più in difficoltà in fondo alla classifica. Il vantaggio pugliese è giunto al 42esimo con l'ex di turno Saraniti, che ha fatto centro di testa dagli sviluppi di un corner ed esulta senza problemi davanti ai suoi tifosi. All'ultimo secondo Madonia, altro sicolo doc, segna il 2-0 per i padroni di casa. Straordinario Canicattì Calcio nella 10ª giornata del campionato di eccellenza contro la terza forza del torneo, il Dattilo. I biancorossi hanno dominato chiudendo la gara con un perentorio 6-1. Vediamo. Scoppiettante vittoria del Canicattì contro la temibile quotata Dattilo, letteralmente asfaltata al Carlotta Bordonaro da una straordinaria prestazione dei biancorossi allenati da mister Sebi Catania. 6 reti contro quella della bandiera per la formazione trapanese, 3 per tempo che fanno conquistare la squadra locale i 3 punti in palio, ma soprattutto confermano il buon momento che sta attraversando il team dopo qualche prestazione opaca. Terza vittoria consecutiva, quella contro il Dattilo, che segna una svolta della squadra canicattinese, perché stavolta c'era di fronte un avversario che finora aveva fatto meglio rispetto al Canicattì, che torna a casa con 6 castagne e con una forte umiliazione per il gioco espresso dall'11 biancorosso. Solito trascinatore del Canicattì, il fantasista Mariano Cordaro, il senior tra i calciatori della formazione di casa, che con esperienza e maestria ha regalato grandi soddisfazioni ai tifosi e alla società del presidente Sandro Giglia. Ciliegina sulla torta di una prova perfetta quella di Cordaro, la splendida rete, la più bella della partita per l'elegante gesto atletico del numero 10 biancorosso, che ha superato Grimaudo con un tiro imprendibile nel punto più lontano. Sempre determinante il motorino del centrocampo Prestia, che ha corso per tutto il tempo e che è rimasto in campo, rilevato da Bellomonte a 5 minuti dalla fine, che ha anche festeggiato la domenica con il gol. Straordinario Totò Romeo, giocatore di eccellenti qualità, che ha sbloccato la partita subito dopo il fischio iniziale. Per comodità si segna primo minuto, ma non era nemmeno passato, se no 10 secondi, e già il numero 9 aveva segnato e portato in vantaggio la sua squadra. Guerriero il canicattinese doc Totò Treppiedi, che in una posizione più defilata ha retto bene il pallino del gioco.
Solite conferme per Cipolla e Bognanni, tutto è stato perfetto, l'orchestra ha eseguito bene lo spartito del direttore Sebi Catania, senza stonare. Cambia modulo Catania, non più 4-3-3 ma 4-4-2, che meglio si addice alle caratteristiche dei suoi giocatori. La cronaca, Canicattì subito in avanti con Romeo che fulmina Grimaudo dalla distanza. All'ottavo Romeo ci riprova, ma stavolta il portiere ospite si salva in corner con i pugni. Calcio d'angolo e su tutti svetta Cipolla che al nono di testa insacca. Al 17° è Prestia che trova l'angolino e la palla supera la linea per il 3-0. Esplode il Carota Bordonaro pieno di tifosi. Al 21° Salone gela lo stadio. Il giocatore trapanese si smarca e calcia un pallonetto che Di Paola non riesce a intercettare. 3-1. Un minuto più tardi dalla distanza ci prova convinto, ma la sua conclusione si spegne di poco al lato. Ancora Dattilo al 26° sugli sviluppi di un corner. Fina di testa non inquadra lo specchio della porta. La partita inizia ad incattivirsi. Ne fa le spese il neoentrato di Discordia che si becca il primo cartellino giallo. Non succede nulla fino al 45°. Nella ripresa all'ottavo gli ospiti centrano un palo con De Luca che aveva calciato da una distanza ragguardevole. Al 22° tandem su contropiedi di Prestia e Cordaro che perde l'attimo e Grimaudo si salva in angolo. Al 29° Cordaro serve il neoentrato Accetta che di testa segna il 4-1. Due minuti più tardi Cordaro lavora bene sulla fascia, salta l'avversario, entra in aria e fulmina Grimaudo. C'è tempo per il raddoppio di Accetta al 38° e la gara finisce tra gli applausi del pubblico, circa 50 gli ultra provenienti da Dattilo che hanno assistito alla gara. E questi i risultati della 10ª giornata del campionato di eccellenza: Atletico Campofranco Cus Palermo 3-2, Canicattì Dattilo 6-1, Città di Casteldaccia Mazzara 2-3, Camarat Monreale 0-1, Marsala Licata 0-0. La gara più importante della 10ª giornata, appunto, tra la prima e la seconda della classe, finita quindi senza reti e con un pareggio. Poi ancora Nuova Città di Caccamo Castelbuono 0-1, Parmon Valmussomeli 1-2, Profavara Alcamo 4-2. La classifica: Marsala 23 punti, Licata 22, Dattilo 21, Mazzara e Canicattì quarto posto per la squadra di Sebi Catania con 17 punti, Nuova Città di Caccamo con 16, Alba Alcamo, Parmon Val e Profavara 15, Cus Palermo e Atletico Campofranco 13, Castelbuono e Monreale 10, Mussomeli 8 punti, Camarat 7, Casteldaccia 4 punti. E torniamo adesso alla partita tra Canicattì e Dattilo, che si è conclusa con il punteggio di 6-1. Diversi gli stati d'animo negli spogliatoi del Carlotta Bordonaro al termine della gara. Per primo in sala stampa arriva il presidente del Canicattì Sandro Giglia, poi si presentano il mister del Dattilo Antonio Messina e Sebi Catania. Vediamo queste interviste. Presidente, il Canicattì c'è, è tornato, è la grande squadra che ci si aspettava, una prestazione bellissima, straordinaria, 6 reti che dimostrano che questa squadra quando vuole può fare bene. Sì, oggi veramente l'apoteosi, complimenti ai ragazzi e al mister per la prestazione maiuscola che hanno fatto, il merito va a loro per come si sono ripresi in queste 2 settimane, i ritiri sono concentrati, noi abbiamo fiducia fin da sempre, purtroppo la piazza è esigente, lo sappiamo, però siamo adesso nelle zone in cui ovviamente era l'obiettivo, il nostro obiettivo dichiarato non è stravincere il campionato perché non ne abbiamo i mezzi sicuramente, ce la possiamo giocare tutto come ha detto il mister, contro tutti, ma siamo esattamente dove vogliamo essere, nei nostri playoff, giocando in casa e facendo un bel calcio, complimenti perché veramente abbiamo giocato anche a sprazzi da altre categorie, quindi qua c'è veramente la mano del mister e i giocatori finalmente, probabilmente cambiando il modulo a 4-4-2, stanno veramente dando una marcia in più, ecco, alla squadra. Mister, il Canicattì che ti aspetti? Una prestazione maschia, una prestazione perfetta, anche se lei abbiamo visto che è stato molto critico per tutta la partita, attento, molto attento, nonostante il risultato dilagante di 6-1. Ma noi sapevamo le difficoltà della partita, perché sicuramente incontravamo il Dattilo, chiaramente non ci aspettavamo un risultato così, così ampio, però oggi credo che i ragazzi hanno interpretato benissimo la gara, perché comunque da un periodo che sono in crescita e io sono veramente felice per loro. Il modulo, il 4-4-2 ha influito? Ma guarda, magari è una questione di equilibri, magari abbiamo iniziato cercando di giocare con un 4-3-3 perché secondo me le caratteristiche magari dei giocatori era più adatte a questo, poi lavorandoci tutta la settimana magari cerchi di cambiare qualcosa,
alla fine io credo che i moduli sono numeri. I ragazzi sono stati bravi a interpretare questo nuovo modulo e credo che i risultati sono visti, ma siano già visti anche a Mazara. Ecco, voi di questa squadra temevate soprattutto il fatto che aveva fatto per ora bene, ma non avevate consapevolezza della vostra forza comunque? Ma noi siamo stati sempre consapevoli della nostra forza, da quando abbiamo iniziato, però è anche vero che tu incontri delle squadre, oggi era una partita importante anche perché c'erano altri scontri diretti, per cui alla fine a noi interessa solamente i tre punti. Credo che i ragazzi hanno fatto benissimo, hanno aggredito dall'inizio, che era quello che gli avevo chiesto, non hanno lasciato spazio, hanno fatto gol di pregevole fattura, per cui più di questo non gli posso chiedere, gli posso dire solamente bravi e complimenti. Lei aveva detto di temere il Canicattì, ma non fino a questo punto? No, ma senza dubbio sapevamo che era una partita particolare, sapevamo le qualità del Canicattì, senza dubbio, a prescindere dalla qualità della squadra, l'ambiente che a Canicattì ci ha giocato tantissimi anni, ad esempio un ambiente caldo in cui veramente ti trascina la squadra. Senza dubbio all'inizio è stato particolare, perché prendere tre gol in 18 minuti non è che sia facile ribaltare la situazione. Poi nel corso del primo tempo abbiamo cercato di raddrizzare la partita e qualcosina di buono avevamo fatto. Nella ripresa ci siamo sbilanciati un po' troppo, però a prescindere abbiamo trovato un Canicattì voglioso, un Canicattì che ha espresso le sue qualità, quelle che sono, che sappiamo, per cui sappiamo e lo so, conoscendo anche il mister Sebi da una vita, le sue qualità come uomo e come allenatore, sappiamo e tuttora non a prescindere dalla sconfitta di 6-1 che noi ci dobbiamo fare un campionato tranquillo, e sappiamo che Canicattì ha le carte regole per giocarsela con tutte, come la nostra squadra sta giocando con tutti. Cosa non è andato secondo i piani, insomma, che l'aveva previsto prima di arrivare a Canicattì? Guarda, io dico sempre, i piani, uno può studiare le partite come vuole, le partite, il bello del calcio sono gli episodi, tu la puoi studiare come vuoi, un episodio, fai gol, dopo magari sei un po', ti vuoi riprendere, prendi il secondo, finisce tutto quello che tu in settimana dici, prova, fai, c'è Prestia, c'è Convitto, c'è quello, magari una punizione la metti dentro e finisce la partita, per cui Canicattì è partito forte, noi ci siamo fatti trovare spreparati in quei 20 minuti e hanno meritato senza dubbio la vittoria, a prescindere se 1, 4, 1, 7, 1, hanno strameritato senza dubbio, per cui merito al Canicattì e va bene, procediamo e aspettiamo la domenica prossima per rifarci. Il Licata quindi strappa un punto d'oro in casa della capolista Marsala, al Lombardo Angotta matura uno 0-0 giusto al termine di una gara equilibrata e con pochissime occasioni da gol. Si è giocato su un terreno pessimo, entrambe le squadre hanno chiuso in 10 uomini per le espulsioni di Giardina e di Brizzi. All'ultimo dei 4 minuti di recupero, insidiosa la punizione dai 35 metri di Civilleri, sventata in angolo dal portiere Massarese. Il prossimo turno, domenica 19 novembre, del campionato di eccellenza, Alba Alcamo Casteldaccia, Cus Palermo Canicattì, gara molto impegnativa per il Canicattì in trasferta, Dattilo Nuova Città di Caccamo, Camarat Marsala, Mazara Parmoval, Monreale Atletico Campofranco, Mussomeli Licata e poi Polisportiva Castelbuono Pro Favara. Nel campionato di promozione non sembrano esserci avversari in grado di poter imbezzerire il Partinico Audace, almeno in questo primo terzo di campionato. Arriva il decimo successo consecutivo, vittima il Vallelunga che subisce una cinquina di reti. Reggono dalla distanza le due inseguitrici, il Castellammare, vittoria pesante nel derby vinto in trasferta col 5 Torri Trapani, e il Salemi che viola il Nino Novara di Ribera. Entrambe rimangono a 4 lunghezze dalla capolista. Prosegue il buon momento della Gattopardo di mister Pietro Alotto, che vince in trasferta il derby con il Ravanusa. Esploa esterno con il botto del Castel Termini con il Città di Castellammare, finisce senza reti l'anticipo dell'Olympic Serra di Falco contro la Don Bosco Partinico. Primo successo casalingo per la Libertas da Calmuto con un'ottima nuova Sancis dei giovanissimi, dove in campo prevale la classe 2000. Questi i risultati della decima giornata del campionato di promozione: Atletico Ribera Salemi 1-2, Campobello Altofonte 3-0, 5 Torri Trapani Castellammare 2-3, Castellammare Casteltermini 0-1, Libertas Nuova Sancis 1-0, Serra di Falco Don Bosco Partinico 0-0, Partinico Audace Vallelunga 5-1, Ravanusa Football Club Gattopardo 0-1.
La classifica del campionato di promozione: Partinicodace 30, Castellammare Salemi 26, Altofonte 18, Castellammare 5, Tori Trapani 14, Vallelunga 13, Campobello e Gattopardo 12 punti, e poi Don Bosco Partinico 11, Ravanusa e Libertas Racalmuto 9 punti, Serra di Falco 8, Nuova Sancis 7 punti, Ribera e Casteltermini a 6 punti. Prossimo turno, Altofonte, 5 Torri Trapani, Castellammare, Partinico-Dace, Don Bosco, Partinico, Libertas, Racalmuto, Gattopardo, Campobello di Ricata, Campobello di Mazara, scusate, poi Nova Sancis, Atletico Ribera, Serra di Falco, Castellammare, Salemi, Ravanusa, Vallelunga, Casteltermini. La formazione Berretti dell'Agragas ha vinto di misura 3-2 in trasferta contro la Regina capolista del girone. I ragazzi di Accursio Scrafani hanno disputato un'ottima partita ed hanno meritato il successo. È stato vinto dal Canicattì Futsal il derby valido per la settima giornata del campionato di calcio a 5, risultato finale di 12-5 sul Città di Canicattì. Vediamo queste interviste e le immagini del match. Allora sì, questo derby era tanto atteso, fortunatamente devo dire grazie ai ragazzi che hanno disputato una bellissima partita sotto ogni aspetto. Il mio timore era quello dell'approccio, dell'atteggiamento alla partita, visto le due precedenti partite non approcciate molto bene. Però oggi ti devo dire che tutta la settimana comunque è stata molto positiva. I ragazzi si sono dimostrati molto, molto convinti nel prendere tre punti. Io avevo paura della loro velocità perché sono molto rapidi, quindi sì, abbiamo impostato la partita nell'aggredirli subito senza farli ragionare e devo dire che ci siamo riusciti abbastanza bene. Abbiamo fatto dei gol questa volta rispetto a tante altre volte in maniera frequente, quindi sì, sono soddisfatto, quindi questo era una vittoria che ci voleva, soprattutto il derby si vogliono sempre vincere e l'abbiamo fatto abbastanza bene. Sì, io come in qualità di dirigente innanzitutto volevo ringraziare la società, diciamo l'altra società di Canicattì, per il completamento esemplare che hanno avuto. Abbiamo avuto una grandissima superiorità, il pubblico delle grandi occasioni, una partita bellissima, corretta, e oggi ha vinto principalmente lo sport canicattinese, perché oggi vedere il palazzetto così pieno per venire insomma a incitare i nostri beniamini sia dalla parte nostra che dalla parte loro, oggi veramente è una grossissima soddisfazione. Anche per tutta la città sportiva. Io ci tenevo a questa partita, noi ci tenevamo perché, come avevo detto prima, in capo il presidente nostro Vincenzo Urso, la nuova dirigenza Caltabiano, una società che appunto che ci siamo rinnovati, siamo partiti da poco tempo, quindi il nostro obiettivo era quello appunto di portare un po' di gente e avvicinare un po' di gente a questa disciplina. E oggi è il risultato che effettivamente ci aspettavamo, quindi sono molto contento sia per la vittoria ma per la giornata di sport che oggi è stata qui al palazzetto. Abbiamo assistito ad una bella partita dove meritatamente il Futsal Canicattì ci ha sconfitti. Non siamo riusciti ad esprimere il nostro solito gioco, specialmente in fase difensiva. E i ragazzi di Mister Restivo sono stati molto più reattivi e pronti rispetto ai nostri nelle occasioni e nei momenti clou del match. Poi nella seconda frazione abbiamo cercato di recuperare, ma come si è visto non è stato non abbiamo fatto bene il tutto per poter provare a recuperare la partita. E con questa vittoria il Canicattì Futsal, allenato da Carmelo Restivo, si piazza al quinto posto del torneo con 12 punti, tanti quanti ne ha Nicosia, mentre l'altra formazione canicattinese, allenata da Alessandro Di Natale, è in penultima posizione con soli 4 punti dopo 7 giornate. Nel prossimo turno il Canicattì Futsal sarà impegnato in casa con il Nicosia per lo scontro diretto, mentre il Città di Canicattì dovrà vedersela in trasferta contro la PGS Vigor San Cataldo.
Vince Scafati alla fine di una partita bella ed equilibrata, la Fortitudo Moncada non riesce a portare a casa i due punti, siamo quindi al basket, i biancazzurri lottano ma perdono con il punteggio di 83 a 76, non bastano i 24 punti di Penny Williams, Scafati riesce ad allungare nel finale e vincere l'incontro per Agrigento, quindi nel finale con il solito Pepe si prova a rimediare ma la Givova non perde palloni velenosi e porta a casa l'incontro. Arriva la seconda vittoria in campionato per l'Olimpia Basket Canicattì, i ragazzi di coach Francesco Di Vita si impongono a Palermo contro l'Orizzonte con il risultato di 47-74, avvio equilibrato con molti errori in attacco, il primo periodo si chiude con il vantaggio degli ospiti di due punti, nel secondo periodo i ragazzi di Canicattì scendono in campo più determinati e chiudono nettamente a un parziale di 8-18, nel terzo quarto c'è il ritorno dell'Orizzonte Palermo che si avvicina sul meno 7 vincendo la frazione 19-16. Negli ultimi 10 secondi non c'è più partita grazie ad una buona difesa e da un attacco super Olimpia di Canicattì chiude la gara con il risultato di 47-74. Da segnalare l'ottima prova di Falanga, autore di 30 punti seguito da Giusti e autore di 25 punti. Soddisfatto alla fine il coach dell'Olimpia Basket Canicattì Francesco Di Vita, dobbiamo ancora migliorare tantissimo, abbiamo molto margine di miglioramento anche se sapevo che c'è tanto da lavorare, tantissimo anzi, perché abbiamo una squadra molto giovane e la prima esperienza in un campionato senior. Volevo segnalare l'ottima prova in difesa di Andrea Bosco, l'ultimo ragazzo arrivato in settimana che ha mostrato subito grande impegno e ha fatto un'ottima partita. Nell'ambito del premio Telamone 2017 è giunto alla 41esima edizione, domani alle 17 al Castello Chiaramonte di Favara sarà inaugurata la 26esima edizione della rassegna artistica I Colori della Pace curata da Gaetano Licata. Madrina della mostra sarà la sindaca di Favara Anna Alba. Si potrà visitare la mostra fino a martedì 21 novembre. Gli artisti che espongono sono tanti, tra questi Amelia Russello, Antonella Graceffa, Carmelo Presti, Gaetano Licata, Loredana Sanfilippo, Salvina Falsone, Silvana Vecchio e Simone De Marco. Vediamo se ci sono aggiornamenti in chiusura. Naufragio, proseguono le indagini. Naufragio di Lampedusa, proseguono le indagini. Va avanti il processo per il naufragio che l'11 ottobre causò 300 morti al largo di Lampedusa. Il GIP di Roma, Giovanni Giorgianni, ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura nei confronti di alcuni indagati per i quali era stato ipotizzato il reato di omissione di soccorso. Il giudice ha chiesto alla Procura di formulare l'imputazione coatta per Leopoldo Manna, comandante responsabile della sede operativa della Guardia Costiera, e per Luca Licciardi, comandante della sala operativa della squadra navale della Marina. Supplemento di indagine a carico di Katia Pellegrino, la comandante della nave Libra, la più vicina quel giorno al luogo del naufragio, che ricevette dalla sala operativa l'ordine di nascondersi, ritardando così l'intervento che secondo l'Italia doveva toccare ai maltesi e poi insomma ha provocato tutti questi morti in mare. Poi per quanto riguarda Agrigento, riqualificazione del quartiere di Villa Seta, è stata firmata la convenzione per la rinascita della zona di Villa Seta, è stata firmata a Brescia la convenzione del Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, che assicurerà 2 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione del quartiere di Villa Seta. Presente alla firma il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, ma anche il sottosegretario alla presenza dei ministri Maria Elena Boschi, il segretario generale della presidenza e il consiglio dei ministri Paolo Aquilanti. Villa Seta, ha dichiarato il sindaco Firetto, aspetta da 30 anni di avere restituiti dignità e decoro, vivibilità degli spazi comuni e interventi per la riduzione della marginalità e del disagio giovanile. Era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.